Mirko Zilachi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Bentornato qui nel Posto delle Parole dopo il romanzo precedente, sempre con protagonista Enrico Mancini, di cui diremo fra poco. Il romanzo si intitolava È così che si uccide. Un romanzo che mi pare abbia, cos'è, un anno e mezzo, È così che si uccide. Sì, ormai è grandicello, è grandicello, sì, anche gennaio del 2016, quindi sì, diciamo un anno e mezzo preciso proprio. Anche perché adesso ha un seguito Enrico Mancini, ha un seguito non solo di libri, ma un seguito anche di lettori, questo è importante, no? Certo. Siamo passati da È così che si uccide a un altro titolo, La forma del buio, sempre edizioni Longanesi. Questa volta la storia si sviluppa per circa 400 pagine. Innanzitutto non lo dico perché abbiamo l'autore in diretta telefonica, anche se l'autore credo che in questo caso non abbia grande possibilità di scegliere l'immagine, ma l'immagine della copertina è veramente molto bella. È molto forte, sono d'accordo, è un concept, cioè diciamo una forma appunto che torna da un libro all'altro con delle piccole variazioni che rende il libro molto riconoscibile e quindi anche la mia firma in qualche modo, no? Ma spero che i lettori poi si affezionino anche ai miei personaggi, alle mie storie e a tutto il resto. E certamente, però anche l'immagine di copertina ha un suo perché, in quanto non è solamente un'attenzione che potrebbe rientrare in un'ottica di pubblicitaria, di comunicazione, ma anzi nella comunicazione, nel vero senso della comunicazione, perché il verbo comunicare è far partire qualche cosa da un punto A a un punto B, e il punto B fa risaltare qualche cosa, mentre Mirko Zilachi è caduto. E adesso noi entriamo proprio nella storia del romanzo La forma del buio. È già nel titolo La forma del buio, ci possiamo chiedere, ma il buio che forma ha? Il buio è per forza di cose informe, non possiamo disegnare il buio nella sua totalità, in un suo dettaglio, eppure qui il buio ha una valenza straordinaria. Le tenebre sono, come anticamente si diceva, sono veramente il terreno propizio per sviluppare non solo l'immaginazione nel senso positivo, ma anche proprio di quelle che ti permettono, ai noi, di andare nelle profondità più sporche, più nere dell'acquaio dell'anima, e forse sono proprio qui le tenebre peggiori, quelle dove non si possono proprio misurare. Sì, in effetti il senso del titolo, che ha questa ambiguità di fondo, è proprio lì, è proprio quello. In realtà è un titolo che universale, se vogliamo, c'è un titolo per ogni lettore che si avvicina a questo libro qui, perché poi La forma del buio in realtà è proprio la forma delle nostre paure, ciascuno la sua, evidentemente, ed è anche in questo caso diciamo così, il colore del un po' di tutto il libro, no? Quello del buio, anche se poi il romanzo, che è ambientato nei parchi, nelle ville romane, ha molto di verde, no? E di, insomma, gioioso, di festoso, di solare, almeno in certe sue parti. In realtà, come tu sappiamo benissimo, laddove ci sono queste componenti positive, poi al tramonto, la notte, quando le ombre appunto si allungano le ville, i musei che si trovano nei parchi romani iniziano, no, a sussurrare, ecco, è lì che lo scultore, cioè il serial killer di questo secondo libro, La forma del buio, entra in azione, uccide le sue vittime e per di più le dispone come se fossero dei mostri mitologici, no? E qui torniamo al discorso del titolo, no? Al discorso delle paure, la forma che ognuno di noi dà al proprio buio, e anche il mio serial killer. È la forma del buio, la forma che ognuno di noi può dare del buio, quindi al di là di una traccia narrativa, seppur importante e complessa, all'interno di questo romanzo possiamo trovare anche non tanto risposte a noi stessi, quanto anche domande alle nostre paure. Certo. No? È un percorso, e mi fa piacere, tra le quattro citazioni in esergo, William Blake, Lewis Carroll, Giorgio Manganelli, anche quella, e non è sicuramente un caso, di Carl Gustav Jung, che dice: la nostra mentalità No. con
conscia continuamente ricrea l'illusione di un mondo esteriore, reale, reale tra virgolette. Ecco, e qui siamo proprio dentro il romanzo, no? Quando poco fa Mirko Zilachi ci diceva di questi cadaveri messi in una certa forma, ecco, e questa illusione di qualcuno che crede di essere e invece forse non è. La forma del buio nasce da una mia suggestione, appunto, ai tempi dei miei studi universitari, del dottorato, dell'insegnamento in Irlanda, quando leggevo moltissimo Giorgio Manganelli, che era un appassionato di Jung. E quindi mi era rimasta in testa questa frase di Jung che poi raccontava come la psiche in realtà ricrei continuamente quella che noi crediamo come realtà, no? Come qualcosa di oggettivo e fisso. In realtà, scusa il gioco di parole, ma insomma la nostra psiche la ricrea continuamente per renderla addomesticabile, familiare, vivibile, no? Per rendere l'esterno in qualche modo più simile a noi. Ecco, da questo punto sono partito per costruire la figura che poi è il motore sempre delle storie nei thriller, no? Che è quella del cattivo di turno, quindi il male è il motore di questi romanzi, ed è in questo caso, appunto, mi interessava che il serial killer portasse su di sé questa componente, quindi questo rapporto distorto in qualche modo con la realtà, come perturbante. È perturbante, altro che perturbante, anche per Enrico Mancini, a cui è demandato il compito di comprendere il più presto possibile tutto quello che succede. Enrico Mancini, lo abbiamo già detto, è il grande ritorno. Gliel'ha chiesto Enrico Mancini e lui gliel'ha imposto lei, Mirko Zilachi, di continuare la storia. Ma in realtà io avevo pensato da subito la storia come tre casi del commissario Mancini, quindi come una trilogia quantomeno compiuta nella mia testa. Poi insomma, ecco, sto scrivendo il terzo capitolo, l'ultimo, però ecco, quindi Enrico Mancini aveva ancora molte cose da raccontare di sé e doveva affrontare soprattutto, appunto, anche lui le sue paure, il suo buio, no? Mentre nel primo libro, È così che si uccide, c'era la paralisi, no? Un uomo inchiodato dall'assenza improvvisa della moglie per un brutto male, no? La moglie muore e lui rimane inchiodato, non ha più riferimenti. In questo secondo libro in realtà lui e come tutti gli altri personaggi sono in trasformazione, e quindi anche noi, anche il lettore che si mette a leggere La forma del buio, si rende conto che c'è questo tentativo di rinascita di Enrico Mancini attraverso questo caso, che è un caso che riguarda puta caso, no? Proprio la trasformazione in sé, perché poi il lettore lo scoprirà. Non diciamo più di tanto, ma diciamo, possiamo certamente dire che nella trasformazione anche Enrico Mancini ovviamente si è trasformato rispetto all'altro romanzo, Così che si uccide, perché il tempo passa, no? Il tempo passa e quindi non ha più le possibilità di essere così agile, così svelto, forse così intuitivo, o lo è diversamente adesso, intuitivo, certo. Perché passando gli anni ovviamente comprende cose che prima non comprendeva, però c'è qualche cosa che è completamente diverso, e quindi si vede la trasformazione di quest'uomo. Sì, è un elemento importante, addirittura quasi paradossale, perché sì. È una trasformazione che viene dall'interno, no? Dal fatto, appunto, purtroppo chi ci è passato tra i lettori lo sa, quando si affronta un lutto doloroso, il secondo momento dopo l'elaborazione del lutto stesso è quello del lentamente dimenticarsi di particolari della persona cara, no? Che sono l'odore della pelle, il timbro della voce e così via. Questo succede anche a Enrico Mancini con il ricordo della moglie, che piano piano diventa un fantasma, e nonostante lui finalmente stia tornando alla vita, quindi alla normalità, ai suoi casi, alla quotidianità, però si sente quasi in colpa per questo allontanamento dal dolore, no? Quando si sente che il dolore è un pochino scema, ecco, ci si sente in colpa, e lui attraversa questa situazione, chiaramente, appunto, dentro a un caso che è quello dello scultore di Roma, perché la stampa romana immediatamente ribattezza questo serial killer come lo scultore, e si troverà, insomma, con la sua squadra e con dei nuovi personaggi, degli specialisti, insomma, a indagare su un caso che scuote l'opinione nazionale, perché vengono ritrovati questi mostri mitologici, no? In realtà sono delle
vittime che sono state disposte, messe in scena, potremmo dire, come fossero delle opere, che raffigurano appunto la sirena, il laconte, il minotauro. Questo si può dire perché insomma si trova anche nel risvolto di copertina, non rivelo nulla. E ovviamente non riveliamo più di tanto, ma parlavamo poco fa di Enrico Mancini, della sua trasformazione dovuta anche a questo lutto familiare e così via, ma soprattutto in questo romanzo dovuto proprio a un caso che lo porta, è di nuovo caduta la linea, credo. No, no, ci sono, ci sono. Meno male. E che lo porta veramente a trovare delle, a provare delle strade nuove per prendere le sue decisioni. Qui c'è, per ricordare una frase, sempre che io la ricordi bene, la prudenza acquisita per mezzo della sapienza. Ecco, questo è un ritratto proprio del nuovo Mancini di questo libro. Sì, perché nonostante appunto la distanza tra il primo e il secondo libro temporale non sia ampissima, in realtà dentro di lui le cose sono maturate velocemente, e come quando si attraversa appunto un momento di dolore si cambia completamente. Lui ha questa nuova conoscenza delle cose, questa nuova sapienza che in qualche modo lo fa sintonizzare con il serial killer, lo rende forse meno brillante, perché come diceva lei è un po' cambiato, no? Però sicuramente più sintonizzato, quindi più intuitivo, immediatamente dentro alle dinamiche non solo psicologiche, ma anche proprio visionarie, ecco, del killer. La capacità visionaria, la capacità del doppio del killer, ma del doppio anche delle altre persone, perché qui non si ragiona solamente sul killer, ma si ragiona su tutti, e quindi nessuno è escluso da questa figura del doppio. Prima di salutarci, Mirko Zilachi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Io sto rileggendo, proprio dopo averlo anche utilizzato per La forma del buio, sto rileggendo Dottor Jekyll e Mr. Hyde, a proposito del doppio, no? Che dicevamo un momento fa, perché poi quando scrivo tento di rileggere i miei grandi amori, i miei grandi classici, che sono sempre gli stessi, sono Dickens, sono Stevenson, sono Wilde, Poe, Joyce, insomma tutti quelli che riescono a regalarmi delle atmosfere, io mi accordo con loro come fosse una chiave di violino, no? E poi dopo tento di riversare questa impressione musicale che ho di atmosfera nei libri che scrivo. Grazie ancora del tempo dedicato qui per Il posto delle parole a Mirko Zilachi e il suo ultimo libro, ricordiamo, Longanesi editore, La forma del buio. Grazie ancora, Mirko Zilachi. Grazie a voi, arrivederci.